Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in un video un po' diverso dal solito. Questa qui sarà una serie di tutorial, come avete potuto leggere dal titolo, su Construct 2. Ma andiamo a vedere in dettaglio cos'è questo Construct 2, come scaricarlo e installarlo. Allora, per prima cosa, Construct 2 cos'è? Come possiamo vedere qui dal sito, che potete trovare in descrizione. E praticamente ci dice che possiamo creare dei giochi molto facilmente e soprattutto non c'è bisogno di saper la programmazione, al che questa risulta una cosa molto interessante. E infatti è proprio così, per questo ho deciso di iniziare questa serie di tutorial, perché magari ci sono molti di voi che vorrebbero sviluppare delle applicazioni, dei giochini più che applicazioni, per iOS, Android, per Windows, anche semplicemente per il web, magari per far così dei giochi a caso, per passare il tempo, insomma, per qualsiasi cosa. Ci viene in aiuto questo Construct 2, per cui non abbiamo bisogno di programmazione. Naturalmente non è che potremmo fare dei giochi 3D, però se noi magari siamo bravi nella grafica, potremmo creare delle immagini comunque che sembrano 3D anche se sono in 2D, perché con questo programma possiamo appunto creare solamente dei giochi 2D, solamente tra virgolette, perché comunque è un'opportunità molto grande visto che non c'è bisogno di programmazione. Ma vediamo per cosa possiamo programmare i nostri giochi. Allora, c'è da fare una premessa: qui dice che possiamo farle per tutte queste piattaforme, sono veramente tante. Facebook, iOS, Android soprattutto, Windows Phone, Mac, Linux. Ok, possiamo farle per tutte, ma c'è una piccola limitazione. Allora, adesso vedo se lo trovo. Comunque, noi abbiamo due versioni, se non sbaglio, di Construct 2. Eccolo qua, pricing. Abbiamo tre versioni di Construct 2. E allora, queste qui sono le tre a pagamento. E poi abbiamo naturalmente quella gratis, ok? Allora, con quella gratis qui noi possiamo creare tutti i giochi che vogliamo, però non possiamo fare giochi multiplayer, usare questi piccoli strumentini avanzati, e possiamo pubblicare le nostre app solo per il web. Quindi possiamo creare solo delle app che girino su un sito internet. Scusate, continuo a dire app, ma in realtà sono giochi che, aspettate, non solo sito internet, ma anche per Facebook, Chrome e Windows Store. Quindi, ragazzi, non è comunque una cosa da poco, perché volendo voi potete fare comunque dei giochi fatti bene e distribuirli a gente che ha Windows, che ha una connessione internet, che a questi giorni praticamente tutte le persone. Abbiamo dei limiti, purtroppo ci sono dei limiti per gli eventi che possiamo inserire, quindi non possiamo fare un giochino molto avanzato. E tutte queste cosine qua, insomma, non è per commercial use, quindi non potrete guadagnarci. E quindi, ragazzi, è solo se volete divertirvi. Però io vi dico la mia personalmente. Adesso, no? Se noi dovessimo fare un giochino, siamo bravini, abbiamo un'idea magari che ci pare geniale, perché non comprare la versione personal? Che comunque, ragazzi, non è una cosa esagerata, costa 100 euro, però potete farti tutto, potete fare giochi per iOS, per Android. Se avete l'idea del secolo, diventate milionari, per dirvi, senza saper nulla di programmazione. Ad esempio, prendete Flappy Board, cioè Flappy Board era un giochino che si poteva fare facilmente con questo programma, ragazzi. Con la personal abbiamo praticamente tutto illimitato. L'unica cosa è che per il commercial use, quindi per guadagnarci, abbiamo una limitazione, ovvero possiamo fare fino a 5.000 dollari, che sono un bel po' comunque, magari arrivarci. Però dopo aver raggiunto i 5.000 dollari di guadagno, dobbiamo upgradare il nostro programma alla versione business. Versione business che comunque costa 329 euro. Noi ne avremmo già guadagnati 5.000,
E comunque, scusate, 229 euro perché l'upgrade, noi ne avremmo già guadagnati 5.000, comunque ci viene a genio. E niente, io comunque vi consiglio di iniziare scaricando la versione free. Oggi faremo il download e l'installazione della versione free, che potete fare tranquillamente dal sito che trovate in descrizione, ve lo linko, fate free download, qui partirà il download. E come potete vedere sono solamente 56 mega e ci metterà adesso a me, io ho una 20 mega, 40 secondi per scaricarlo, insomma. Comunque niente ragazzi, questo programma è fatto molto bene, soprattutto perché ha anche dei tutorial. Tutorial che, a differenza di molti altri programmi, sono in italiano. Voi potete scegliere la lingua, adesso non mi ricordo dov'è, però voi potete scegliere la lingua. E ci sono i tutorial in italiano, cioè ragazzi, ecco qua. Ci sono tutte le lingue del mondo. I tutorial in italiano di default da un sito non si erano mai visti prima. Naturalmente non sono una granché come traduzione, però vedete qua, scegliete la lingua italiano e avete in italiano, più semplice di così. Inoltre c'è anche il forum. Il forum è molto reattivo, vi rispondono praticamente subito. E vabbè, queste cose le andremo a vedere più avanti. Intanto scaricate il nostro construct, facciamo esegui. Sì, a me dice che è già in esecuzione, quindi lo chiudo. Come vedete qua nella Free Edition, quando lo chiudete dovete aspettare 3 secondi, va bene. Facciamo ok, io faccio ok, voi fate direttamente da qui, next, accettate, next, scegliete dove installare il vostro programma. E qui se non sapete a che versione è il vostro sistema operativo, fate autodetect, altrimenti scegliete 3264 bit. Fate next. E niente, andate avanti ancora un po', credo, e vi si installerà il programma. Niente di più difficile. Dopodiché potete avviare in tranquillità Construct 2. Andiamo ad aprire subito. Eccolo qui, Free Edition. E qui avete una breve schermata introduttiva che vi dà ad esempio degli esempi. Un pochino di parole. No, niente, comunque ci sono degli esempi già fatti, quindi se voi volete magari vedere come si usa il touch, oppure un giochino di piattaforma che faremo nella nostra serie per farvi capire tutte le cose di base, multiplayer chat, multiplayer game, multiplayer pong, naturalmente questi li potete solo progettare, ma poi per esportarli avete bisogno della versione da 99,99€. Quindi poi ci sono degli esempi, anziché... Altrimenti andiamo a fare New Project e qui scegliamo New Empty Project, facciamo Open e questa sarà la schermata che ci darò. Una semplice schermata bianca in dovrebbe essere 1920x1080, questa qui è 854x480, ma questo ragazzi lo andremo a vedere tutto nel prossimo episodio. Io per adesso vi ho spiegato come scaricarlo e installarlo. Mentre pubblico il prossimo episodio, aspettate qualche giorno. Se volete, intanto iniziate a divertirvi, guardate un po' i tutorial che trovate già sul sito. Se l'idea di questa serie vi piace, lasciate un bel like per farmi capire che siete interessati. Lasciate un commento se avete qualsiasi tipo di problema e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!